partenza amichevole, magari è andato meno bene delle altre dal punto di vista del risultato, ma oggi faceva veramente caldo. Sì, faceva caldo, c'era anche che abbiamo lavorato in questi due giorni dopo la partita con l'Ascoli, abbiamo continuato a lavorare e fra il caldo e i carichi di lavoro qualcosa si fa sentire alla fine, siamo alla fine del ritiro, quindi mi preoccupa più il fatto che Galli è uscito poco per penso una contrattura, adesso lo vedremo, mi preoccupa più questo che tutto il resto, perché il lavoro va fatto, i ragazzi si stanno impegnando, oggi poi nel secondo tempo abbiamo visto anche delle trame offensive, quello che probabilmente abbiamo noi nelle nostre corde, nel nostro DNA, e quindi mi è piaciuto anche come siamo stati propositivi, soprattutto nel secondo tempo, perché nel primo tempo abbiamo centrato troppo il gioco, è diventato difficile magari fare quelle azioni che di solito noi facciamo, però i due gol del Gubbio sono dei due errori nostri, dei due pali nostri, quindi non mi preoccupo di questo, ma mi preoccupo del fatto, cioè mi conforta il fatto che la squadra continua a crescere quando fa le giocate che proviamo. È stato praticamente giocare di più una parte della squadra, probabilmente domani farà il contrario nella parte di fuori. Ma visto i due gol presi dall'altra squadra. Ah beh, è vero, ha presi loro i due gol. Voglio dire, no, mai si può stare, non è quello. No, sicuramente abbiamo cercato di dare minutaggio un po' a tutti, oggi abbiamo dato 70 minuti a una squadra, domani un'altra, per cercare di portarli tutti quanti alla stessa condizione. Chiaro che domani probabilmente saremo alla squadra, sarà un pochino meglio, però domani giochiamo anche con un test importante contro una squadra di Serie A, quindi c'era un altro test per valutare un po' quello che è la nostra crescita, però è una squadra che sta bene, che ha l'atteggiamento giusto e che ci tiene a fare le cose fatte bene. Possiamo fare un primo bilancio di questo ritiro? Ma io penso di aspettare domani per fare un bilancio. Sì, però, no, va bene, giusto. Però io penso che come hai visto lavorare i ragazzi. Sì, ma io penso che questo ritiro qua, per chi è stato qui a Norcia, ha visto una squadra che comunque si impegna, lotta, corre, suda. Questo è il momento della fatica, come tutte le squadre, e non si tiene indietro nessuno, quindi questo è un aspetto positivo. Poi le partite ci serviranno per lavorare sugli aspetti, sempre sui particolari e andare un po' a curare un po' quello che sono le nostre, se si può dire, mancanze durante la partita. Poi domani arriverà la partita che ci darà, magari ci farà finire il primo ritiro, però fino adesso devo dire che il ritiro è stato molto positivo, le partite sono state affrontate nella maniera giusta. E quindi andiamo avanti con il nostro lavoro, che la nostra tabella di lavoro non deve fermarsi a oggi, ma deve continuare domani, e poi riprenderemo la seconda parte del ritiro. Ho visto che anche a fine primo tempo, poi anche adesso alla fine, hai cercato subito di spiegare magari ai ragazzi le cose che hanno sbagliato in campo. Ma anche le cose che hanno fatto bene. Ripeto che il secondo tempo per me, quando gli ho detto di aprire un po' più il gioco, siamo venuti fuori lo Spezia. Chiaramente è venuto fuori lo Spezia che sappiamo noi, cerco sempre di correggere, voglio dire, perché abbiamo molti giovani, abbiamo visto anche in alcuni momenti i giovani cosa fanno, cioè non fanno il fallo tattico, si fanno saltare, non rincorrono, quindi tutte cose che sono di crescita, ma fanno parte del gioco. Quello che conta di più è che lo Spezia continua a essere squadra, l'atteggiamento deve essere sempre quello giusto, e oggi è stato giusto, il resto arriveranno le gambe e arriveranno un pochino anche di velocità. Diciamo che a parte l'infortunio di oggi di Galli, anche questo ritiro, perché anche ho avuto qualche problema, non è che abbiamo avuto tanti problemi fisici, a volte capita magari che il ritiro con i carichi di lavoro succede di peggio. Pensa che mi ha detto, salutami Pietro. Ma siamo 29 giocatori. Stocchiamo. Ragazzi, ma siamo 29 giocatori. Su 29 giocatori avere tre infortunati, tre fuori, di cui sono tre giovani, che chiaramente bisogna, cioè anche loro devono, i carichi di lavoro sono diversi. Quindi io penso che la gran parte del gruppo abbia svolto un buon ritiro, hanno fatto un buon lavoro. Ringrazio un po' tutti, perché dai miei collaboratori, ai fisioterapisti, al medico, a tutti quanti quelli che stanno lavorando due volte al giorno per mettermi in campo la squadra migliore e metterli al migliore delle condizioni. Quindi io penso che il ritiro è stato molto positivo per tutti. È chiaro che adesso dobbiamo andare a fare quello che è il nostro obiettivo, di abbassare un po' i carichi di lavoro e metterci un po' la velocità, che ancora adesso, anche la terza settimana, continueremo a caricare per poi andare a scendere per arrivare all'inizio del campionato in migliore dei modi. Grazie.